Proprio sulla base della separazione dei poteri che sono stati sanciti con la riforma del 2001, spesso si pensa che sia il governo a dover dettare l'agenda del Parlamento, non è assolutamente così, è la presenza di tanti nuovi parlamentari e questi primi mesi sono serviti proprio da rodaggio per collaudare la capacità di ciascun gruppo, di ciascun parlamentare perché vengano portate avanti le singole iniziative. Le grandi riforme, le riforme strutturali, quelle che possono permettere di sbloccare finanziamenti, soprattutto i finanziamenti comunitari. I rapporti tra governo e Parlamento non sono sempre sereni, non lo sono stati in questi mesi sempre sereni? Ma c'è chiaramente una forte dialettica. Spesso la contrapposizione nasceva proprio dal fatto che si pensasse che c'erano grandi risorse da ripartire. In realtà noi sappiamo che le somme a disposizione con la finanziaria sono stati solo 9 milioni di euro, una maggiore sinergia obiettivamente non guasterebbe, però sui momenti importanti il Parlamento con il Governo si è ritrovato. Certo, devo dire che il Parlamento deve essere più presente in aula, deve dare risposte alle interrogazioni, deve dare seguito alle mozioni che vengono approvate dai singoli parlamentari, perché l'attività ispettiva, l'attività di controllo, l'attività di indirizzo politico è altrettanto importante all'attività del legiferare.